Buongiorno, buon pomeriggio eppure buon. Allora. Questi sono gli mezzi ziti. Ci vedere. I ziti sono quelli lunghi, questi sono mezzi, ma sono anche un quarto di ziti, perché gli ziti sono lunghi così. Questi sono così, comunque nella busta della pasta De Cecco, che se avete visto il mio svuota la spesa, l'ho fatta vedere, nella busta della pasta De Cecco c'era scritto mezzi ziti nella confezione di sta pasta. L'ho condita come gli gnocchi. L'unica pecca gli ho lasciato, non è venuto un buon sughetto come gli gnocchi, perché le ho lasciato giù un po' troppa d'acqua di cottura ed è venuto un po' più liquido, ma non importa. Però sì, ho fatto questa anche perché ho detto una volta aperti anche quelle scatoline lì di, come si chiamano, di pesto, entro 2 giorni, tre, bisogna mangiarle perché altrimenti poi fanno la muffa. Perciò ho detto, per non buttarla via, avevo voglia di mangiare un po' di pasta, ho detto vabbè. La condisco con questo. Oh, no, anche la forchetta, per... no, la forchetta. È un furbetto te, eh? È un furbetto da. È mercoledì. Voi questo video lo vedrete domani. Per voi oggi, che sarà giovedì. Sarà già giovedì sera, perciò l'apo gli sarà già stata fatta quella che deve fare domani. Per voi già fatta oggi, ecco. Sapete che deve fare quell'interventino lì al naso per vedere il polipetto, cosa ha dentro al naso, ecco. E deve farla domani. Questi giorni mi scuso, ragazzi. Non sto facendo proprio live. Ricomincerò a farle venerdì, forse anche giovedì sera, o stasera per voi, però per me oggi è mercoledì, o venerdì, non lo so, perché questa settimana, ragazzi, veramente la mia testa è veramente altrove, perché ho avuto l'apo, come vi ho già spiegato, che col respiro non è stato benissimo. Poi nella mia testa c'è solamente dell'interventino che deve fare, che ho paura, perché per quanto poco l'apo è un cane anziano, 14 anni, è sempre un'anestesia totale che gli fanno. E sperando, dai, sia un polipetto che ha, che glielo possano togliere e via. Ecco, perciò sta settimana avrei potuto anche fare live, però no, come vi ho già detto, credo di avervelo già detto, io le live le faccio per tenere compagnia, anche per divertirmi e per farvi divertire, per far quattro chiacchiere, però se non sono in vena di farle perché non ho la te che ho la testa altrove, non faccio niente. I video ho cercato di farli tutti i giorni. Anche adesso sono le 7 di sera, perché a pranzo non ho pranzato. No, l'apo, basta, sono andata una, basta. Non ho pranzato a pranzo, perché mi sono svegliata stamattina con mal di testa e non ho né fatto colazione né pranzato. Ho mangiato uno yogurt alle 3 e mezza, 4, e stasera ho detto vabbè. Era in pronostico di farla a pranzo la pasta col pesto, l'ho fatta stasera. Ho detto faccio il video, va, che così
Lo faccio vedere domani. Perché lo video degli gnocchi l'avevo già registrato ieri o l'altro ieri, non mi ricordo. Perché io, ragazzi, li registro, li carico e poi non sempre li butto fuori in giornata. Magari vengo fuori il giorno dopo, 2 giorni dopo. Ecco. Comunque, guardate, volevo proprio dirvi una cosa, oh. La differenza delle cose che si facevano quando avevamo 20 anni, quando avevamo 20 anni e adesso. Ditemi, quelli che hanno la mia età o ne hanno di più. Seppure loro sono così, ma io credo di sì, perché penso che sia per tutti. Penso che sia per tutti così. L'acqua ti do mezzo biscottino e basta. Anche perché dopo lì dalla mezzanotte non può più mangiare niente. Vabbè, sono le 7. Allora, cioè io. A parte gli scherzi, io mi ricordo, no? Tipo, quando uscivamo una volta, no? Che eravamo 20 anni, anche 30, dai. Si rincasava anche alle 5 del mattino, almeno parlo per me. Rincasavo anche alle 4 e 5 del mattino, alle 7 e mezza. Tante volte manco dormivo, venivo a casa, mi facevo la doccia, andavo al bar a far colazione, andavo diretta al lavoro. Parlo di quando avevo, che mi sono separata, 27 anni, così. Ecco, facevo così, c'era il fine settimana che manco dormivo proprio. Ecco. E non sentivi la stanchezza perché non la sentivi, capito? Ecco. Tanto dicevi, vabbè, dormo domani. Prova a farlo a 50 adesso. Prova. Io adesso ho il problema che non dormo per le gambe e difatti durante la giornata io se ho le notti che non dormo durante la giornata sono KO. Ma non sono KO perché sono andata in discoteca, sono andata a divertirmi, no. Capito? A 20 anni andavi via con la borsina, con la borsetta dove mettevi dentro l'attrusco, con dentro il borsettino, con dentro il rossetto, i fazzolettini, la salviettina intima, il mascara, quelle robe lì. Alla nostra età, ragazzi, c'è. Cioè, te vai via, sì, col borsettino, con tutta quella roba lì, però dentro ci aggiungi pure Loki, l'Imodium. Loki, l'Imodium, il Moment, l'assorbenti, capito? E chi più ne ha più ne metta. Per poi. Questa è una delle peggio. Vogliamo parlare che a 20 a 30 quando starnutisci non succede niente. Ma quando starnutiamo noi a 50 anni, 55 anni, se non stringi le gambe ti pisci addosso? Non so se succede anche a voi perché alla nostra età abbiamo la vescica più debole. Quante volte a me è successo, che fai uno starnuto, non è che ti pisci addosso, però ecco, qualcosa esce, capito? A 20 anni entrava, mo esce, capitemi a me, va? Ecco, ne entra più niente, esce solo. Perché la vescica debole è così, eh.
Vogliamo parlare, alzarsi la mattina. A 20, a 30, suona la sveglia. Hop, e sei già lì, bello, capito, come il sole, pronto per affrontare la giornata. Alla nostra età, oissa, oissa, e prima tiri fuori la gamba destra e dopo la sinistra e poi ti siedi sul letto e poi pian piano ti alzi. E tant'è che fai due passi e senti uno scrocco ogni 3x2. Mamma mia. No, ma. Non capisco se sei uno spettatore perché sei qua che vuoi ascoltare quel che dico o se sei qua perché speri di prendere qualcosa. Cioè lui non si muove da lì, eh. Sei uno spettatore o vuoi prendere qualcosa? Dai, dimmi, sei uno spettatore? Saluta allora se sei uno spettatore. No. Cioè lui è lì fermo, non si muove. Dice, io sto zitto, si sa mai che o gli cade qualcosa o per un'opera di misericordia mi dà qualcosa. Parliamo degli ultimi dell'anno, che una volta partivi, venivi a casa anche lì alle 6 del mattino. A mezzanotte erano tutti lì a scorlare, a scuotere i panettoni, trenino della felicità, lì, tutti in fila, tutti in colonna, via a festeggiare fino a mattina. Adesso, mezzanotte, apriamo la bottiglia, ma non so perché. Poi mi viene l'acidità, abbiamo appena mangiato. Zampone, cotechino con le lenticchie, porta soldi, fortuna. Ma sai, c'ho ancora le lasagne, sullo stomaco da digerire, non lo so, bah, io non lo mangerei. Ecco. Trenino dell'amore, sì. Trenino della pepepe, sì. Lo fai andando fuori dalla porta, andando a casa a mezzanotte 5. Perché vai te, ma non vedi l'ora sia mezzanotte per aprire sta cazzo di bottiglia, bere un cincinin così perché se poi devi andare a casa ti fermano pure e te ne vai a casa a dormire. Altro che festeggiare fino a mattina come si faceva una volta fino alle 6 del mattino a ballare, a festeggiare. Minchia come cambiano i tempi. Non so neanche i tempi. Cambia proprio per l'età. Io ricordo ancora quando mi sono sentita per la prima volta vecchia, vi giuro. È stata quando una bambina mi ha dato della signora. Per me lì è stato l'inizio della fine, al supermercato. Mi ha detto signora, l'avrà incelofanata insieme a sua madre e tutte le borse che avevano. L'avrei. Signora, a me. Quando i ragazzini. I bambini cominciano a chiamarti signora, è la fine. Te sei già che ormai sei nella strada del tramonto. Ecco. E ditemi se non è vero. Che è così. Perché penso che queste cose siano valgano un po' per tutti. Valgano. Per
per non parlare delle vampate della menopausa. Che se sei da qualche parte ti ritrovi in 5 minuti dall'essere dalle Bahamas con 40 gradi sotto una palma a ritrovarti qui i pinguini a battere i denti dal freddo. Un minuto prima sei Bordeaux. E vedi il mare, le palme, ecco, 40 gradi all'ombra, ma non sei alle Seychelles, magari sei in una cassa del supermercato, in banca, alle poste, in casa, fuori casa, non sei, ecco, pensi di essere, anche perché ti accorgi che pochi minuti dopo ti ritrovi coi pinguini, l'orso bianco. E ti rendi conto che non eri alle Seychelles, ma magari sei in Antartide. Penso che queste cose cambiano, cioè, sia uomini, vabbè, gli uomini non hanno la menopausa, però. Penso che queste cose qua, poco tanto, capitano a tutti, no? Ecco, è come. Aspettate che mi devo soffiare il naso. Ok? È come nelle coppie sposate, no? Il sesso. Ti sposi. Vedete che bella cremina, un po' troppo liquida, però vi assicuro. Provate a farla perché è meravigliosa. Pesto, acqua di cottura e un po' di grana. Buonissimo. No! Ho pure sporcato la maglia. Vabbè. Il sesso, appena sposati, 20-30 anni. Oh, lì si tromba come ricci. Mattina, pomeriggio, sera, notte, a casa da lavoro, buttati lì, ecco tutto, ecco. anni, magari dopo 30 anni di matrimonio. Ne ha voglia tu? No, dormiamo, va, è meglio. Si fa solitamente il sabato sera. Sabato sera, compra la pizza, si è a casa da lavoro e trovi magari il marito. Trovi il marito che vuoi farsi vedere che ha ancora 50 anni, però. Perciò ti dice. Sto cazzo di cerchietto sta mica sua. Perciò ti dice. Preparati perché stasera ti spacco in due, ti spezzo in due. Domani cammini come il dottor House, ti dice. Domani cammini come il dottor House. Io penso che in questo momento tutte voi donne che mi capirete, non servo che dico la battuta che continua, ma starete già ridendo perché. Vi starete proprio immaginando la scena che il marito stasera ti spezzo in due, domani ti faccio camminare come il dottor House. Sì.
cammino come il dottor House, magari andando in bagno a lavarmi, scivolo per terra e mi spacco una gamba. Ecco, solamente per quel motivo lì potrei camminare come il dottor House, solamente per quel motivo lì. Ecco. Vabbè ragazzi, io vi saluto, io ho finito, buon appetito a chi ha mangiato con me, anzi no, avrete già mangiato, perciò non ho buon appetito. Se... Si è seduto, ma è ancora lì, eh. Se no, seduto, si è sdraiato, da seduto si è sdraiato, tipo sfinge, ma è ancora lì che aspetta. Ecco. Ragazzi, vi saluto, vi mando un bacio, se vi va mettete un like come sempre, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima. E vi mando un bacio formato famiglia.